Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come realizzare un portachiavi in resina e vinile dall'inizio alla fine, e cioè farò due colate di resina, una sulla parte posteriore, poi attaccherò il vinile e poi farò la colata trasparente sul vinile. Questo per rendere il portachiavi più bello e più finito. Faccio questo video perché mi è stato chiesto più di una volta appunto come fare questa chiusura trasparente, perché magari ci sono dei problemi, non viene sempre bene. Quindi in questo video vi farò vedere quella che è la mia procedura e vi spiegherò quelle che sono le accortezze che utilizzo io nell'utilizzare la resina. La resina che utilizzerò oggi io per il mio progetto è la Resin Pro. È una bicomponente, quindi vuol dire che bisognerà unire i due componenti. E questo prodotto, insieme alle altre cose che utilizzerò, le trovate nell'elenco prodotti miei preferiti nella descrizione del link. Allora, la proporzione di questa resina è di 100 grammi del prodotto A e 60 grammi del prodotto B. Allora, una cosa importante, io utilizzo questa resina, voi chiaramente potete utilizzare la resina che preferite. Una cosa importantissima quando si utilizza la resina è quella di seguire esattamente le istruzioni per quanto riguarda il dosaggio dei due componenti, se è una bicomponenti come quella che sto usando io, perché ci sono resine che ad esempio non vanno pesate, ma vanno miscelate nei misurini in proporzioni di 1 a 1, cioè ogni resina diciamo che ha un po' le sue caratteristiche, quindi mi raccomando, guardate bene le istruzioni e dosatele nella maniera corretta. Nel caso usiate la resina che sto usando io, la proporzione, come vi dicevo, è 100 di A e 60 di B, e comunque piuttosto nella descrizione del video vi lascio, così non dovete fare ogni volta i calcoli, diciamo le proporzioni di quelle che sono dunque i pesi un po' medi per fare lavoretti di un po' più piccoli o un po' più grandi, insomma, a seconda della resina che serve. Quindi vi lascerò una tabella con le proporzioni. Io oggi utilizzerò un poco prodotto, quindi utilizzerò 17 grammi di A e 10 grammi di B per fare il lavoro che voglio realizzare oggi. Per pesare la mia resina utilizzo questa bilancia di precisione, che trovate anche nei prodotti. È una bilancia che ha, devo dire, un costo basso, ma funziona bene. Metto sopra il mio bicchierino, accendo in modo che faccia la tara. Quindi ho messo 17 grammi di A e 17. Vedete che 17,25, questi margini di errore, insomma, io ho visto che non creano dei problemi. Se riuscite a farlo proprio 17 meglio, ma vi assicuro che vi basta proprio un filino in più e cambia. E adesso andiamo a mettere 10 grammi di B. Quindi io rifaccio la tara, ok? Quindi sono di nuovo a zero e vado a mettere 10 grammi di B. Ok. A questo punto spegniamo la nostra bilancia e facciamo l'operazione di mischiare la resina. Allora, questa è un'operazione molto importante, nel senso che la resina, più la lavorate frettolosamente, e peggiori saranno i risultati che avrete. Questa è proprio una regola che vi assicuro che se non siete pratiche con la resina vi cambia la vita. La resina va lavorata molto delicatamente. Questo perché? Perché bisogna cercare di fare inglobare meno aria possibile per fare meno bolle possibili, che sono poi quelle che rovinano i lavori. Quindi io con questo stuzzicadente di legno, con questo stuzzichino, sembra una stecca di gelato di legno, vado a girare la mia resina. La muovo, guardate, adesso ve lo faccio vedere dal basso verso l'alto. Adesso all'inizio la resina diventa tutta
opaca, proprio vedete che si stanno miscelando le due componenti, quindi non è trasparente, è opaca. Bisogna, io parlo per questa resina, bisogna mescolarla per circa 3 minuti. Anche qui mi raccomando, cercate di seguire nel miglior modo possibile quelle che sono le caratteristiche della resina che state utilizzando, se non utilizzate quella come la mia. In qualsiasi caso, importantissimo, non dimenticatevelo, non dovete assolutamente ruotare velocissimamente lo stecchino per miscelare, dovete farlo molto delicatamente in modo da non inglobare troppa aria, perché magari vi è capitato di vedere dei video, dei tutorial appunto dove questa operazione viene fatta velocemente, dove sembra che tutto sia semplice, giri la resina, la versi. In realtà ci sono poi delle procedure per togliere le bolle dalla resina prima di versarla, solo che chiaramente capite che chi lo fa di mestiere ha dell'attrezzatura particolare che crea questa funzione di eliminare le bolle, ma visto che voi se siete come me non funziona così, lo fate per passione, per diletto, per magari creare dei piccoli gioielli o delle cose del genere, volete approcciarvi, diciamo che fare questa operazione molto molto lentamente vi aiuta a ridurre la quantità di bolle che vanno a formarsi e questo vi facilita poi quando dovete versare la resina sulle vostre creazioni. Io non so se, non credo che si veda, cerco di farvi vedere da vicino, comunque vi assicuro che se voi guardaste dentro il bicchiere, le bolle chiaramente si vedono, ma sono veramente, veramente poche e minime. Dopodiché, facendo questo lavoro, se le vostre bolle sono molto piccole, come funziona? Che vengono a galla e le potete poi scoppiettare con un accendino, come faccio io, e vi farò poi vedere dopo, mentre realizzo il lavoro. Ora, io non ho guardato il tempo in questo caso perché stavo parlando e quindi non ho fatto caso. Giro ancora un attimino perché voglio che passino bene i 3 minuti, perché se sono un po' di più, meglio, meglio qualche minuto in più che qualche minuto in meno. Questo mi raccomando, tenetelo sempre a mente. Un'altra cosa molto importante, vedete che sto raschiando bene con il bastoncino intorno al bicchierino. Questo perché bisogna fare in modo da raccogliere bene tutte e due le componenti della resina e mischiarle perfettamente. Per quello anche bisogna fare questa operazione dal basso verso l'alto, proprio perché le due resine vanno mischiate nel miglior modo possibile. A questo punto, guardando la resina, è diventata praticamente trasparente, completamente trasparente. Questo vuol dire che i due componenti si sono mischiati perfettamente e quindi diciamo che la resina è pronta per essere utilizzata. Allora, un'altra cosa che faccio io, che ho visto che serve tanto per eliminare sempre, per gestire le bolle d'aria, e a questo punto, invece di iniziare subito a fare la lavorazione, cioè quella di unire i colori per colorare la resina o quello che volete unire, aspetto, la lascio riposare per circa 3-4 minuti, perché in questo modo praticamente tutto le bollicine che si sono formate, se ne sono formate, vengono su a galla e si riescono ad eliminare poi meglio. Quindi, mentre io aspetto qualche minuto che la mia resina appunto faccia quello che vi ho detto, dunque preparo intanto il mio portachiavi, che è quello che andrò a decorare. Anche di questo vi trovate il link nell'info box del video. Come vedete, io praticamente utilizzo questo è un piano, potete utilizzare tranquillamente un tappetino in silicone, e anzi, io ne sto cercando uno di quelli traforati in modo che se cade un po' di resina appunto non entra dentro e poi si toglie, ma non l'ho ancora trovato.
In questo momento sto usando questo pezzo di legno, che lo uso solo per questo, perché è perfettamente in piano, perché chiaramente voi dovete avere una superficie perfettamente piana, altrimenti quando colate la resina sapete che la resina è autolivellante, quindi se il supporto non è in piano la vostra resina si sposterà e non va bene. E quindi utilizzo questo anche perché poi mi viene comodo sollevare il tutto e trasportarlo in un posto riparato a farla asciugare. Quindi io utilizzo questo particolare. Voi chiaramente vi potete organizzare come preferite. Poi oggi andremo ad usare queste foglie dorate che metterò all'interno del mio ciondolo, del mio portachiavi. E anche di questo trovate il link. Devo dire che ci sono, ve li faccio vedere se li ho a portata di mano. Sono di tre colorazioni: c'è l'oro, c'è l'argento e c'è il, eccolo qua, questo color rame rosso. E devo dire che li sto usando e hanno un'ottima resa, mi trovo bene. Oggi utilizzerò questo dorato. Quindi, allora prendiamo un altro bicchierino e vado. Ah no, mi mancano ancora i colori. Vi faccio vedere i colori che sto utilizzando io per colorare la resina. Sto colorando questi colori, devo dire che sono brillanti, io mi trovo proprio bene bene, mi piacciono un sacco. Ci sono dunque, quanti sono? 2, 4, 6, 8, 10. Sono 28, 20, circa 28 colori, forse qualcuno in più. Ci sono delle bellissime tonalità, sono in polvere. Io oggi voglio utilizzare semplicemente il bianco. Utilizzerò il bianco e il dorato per fare il progettino di oggi. Però vi assicuro che li ho usati, non dico tutti, ma quasi, perché ho fatto portachiavi un po' con tutti i colori e sono uno più bello dell'altro. Allora, a questo punto cosa faccio? Vado a portare un po' di resina, diciamo che metto la resina che mi serve qui, trasparente, a cui andrò ad unire la mia foglia d'oro e prendo un altro contenitore qualsiasi, che potrebbe essere, diciamo, anche questo, dove vado a mettere ancora un po' di resina, che sarà quella dove andrò ad unire la mia polvere bianca. Ok, questa resina la lascio qui, la utilizzerò poi perché devo fare degli altri lavoretti. Allora, quindi mettiamone ancora un po' di più, va, così non rischio di metterne poca. Ok, va bene così. Perfetto. Adesso vado a prendo il mio stecchettino di legno sporco di resina, così ci appiccico direttamente la mia foglia d'oro e ne vado a mettere un po' nel mio bicchiere. Adesso qua le quantità sono veramente, aspettate perché era attaccata, ho fatto un po' un disastro. Eccoci qua. Quindi vado ad unire in questo modo la mia foglia, schiaccio in modo da romperla. Si rompe immediatamente. Adesso vi faccio vedere. Ok, la mescolo, guardate, vedete che è tutta frantumata. Quindi va bene così, qui chiudiamo. Aspettate che recupero questa che è caduta, va bene. Quando si lavora con la resina vi consiglio di fare le cose in maniera metodica e un po' con calma, anche perché se vi si sporca qualcosa di resina, diventa sempre poi difficile da gestire. E qui vado a mettere la mia polvere bianca. Ok, basta così. E con uno stuzzicadenti, con uno stecchino, no, stuzzicadenti, scusate, pulito, vado ad unirla. Anche qua, vedete, quando unite i vari
componenti, non fatelo in maniera brusca, ma cercate di farlo sempre in maniera delicata, perché così, per il discorso che vi facevo prima, non creerete troppe bolle d'aria. Adesso all'interno del contenitore si nota meno, si vede meno, ma poi vi farò vedere il portachiavi terminato e quindi vedrete bene l'effetto bianco, che è bellissimo. Sono dei colori un po' metallizzati, quindi anche se voi non unite glitter, paillette, quello che volete, rimangono comunque molto molto luminosi, appena appena sono molto fini, rimane questo brillantinato leggero leggero leggero, che è veramente veramente bello. Ora facciamo una cosa: per che si veda meglio quello che faccio, io metto il portachiavi qui sopra il mio bicchiere, così rimane più alto e si vede meglio. Ora vi faccio vedere come procedo per ricoprire la mia parte. Questo sarebbe il posteriore del mio portachiavi. Allora, un'altra cosa, anche qui bisogna avere un po' di pazienza e andare ad inserire con delicatezza la nostra resina, perché se voi fate questo, sempre per il discorso che vi facevo prima, l'aria praticamente non riuscirete a creare pochissime bolle, quasi niente. Vi assicuro che qui di bolle in questo momento ce ne sono praticamente zero. Quindi avete poi meno problemi dopo eventualmente a toglierle, il lavoro rimane fatto meglio. Quindi aggiungo ancora un po' di polvere d'oro qui. Ok. A questo punto, basta per quello che voglio fare io, vado ad aggiungere nello stesso modo la mia resina bianca sulla parte posteriore, superiore, scusate. Cosa devo fare? Devo andare vicino al bordo, ma in questi portachiavi è comodissimo perché con lo spigolo vivo che hanno voi praticamente vi avvicinate, ma la resina non cola. Bisogna solo farlo con un minimo di delicatezza, ma è una cosa semplicissima. Riuscite tranquillamente a girare, vedete qui anche intorno al foro per infilare il gancio, e pian piano portate la resina vicino al bordo in modo che si venga a formare la bombatura perfetta. Ok, ora il mio portachiavi è a posto. Vedete che adesso si livella da sola la resina, quindi non dovete fare nient'altro che controllare di aver solo portato la resina bene fino al bordo. Adesso io cosa faccio? L'operazione finale che mi permette di far scoppiettare se c'è ancora qualche bollicina in superficie. Ma se voi avete fatto il lavoro come vi ho detto di farlo, in superficie non avete quasi nessuna bolla e quelle che ci sono microscopiche, salgono in superficie e voi riuscite tranquillamente a farle scoppiettare con un accendino, in questo modo. Io giro il mio accendino così e lo passo velocemente sul mio portachiavi. In questo modo la fiamma farà scoppiettare tutte le bollicine che sono in superficie. Se avete un accendino come il mio, un po' più lungo, è meglio, così evitate di bruciarvi le mani. Ora vi sollevo il portachiavi, cercando di non fare un mega danno e magari di farlo rovesciare. In questo modo vi faccio vedere il risultato finale. Non posso piegarlo perché se lo piego mi cade la resina, ma vi assicuro che contro luce non ci sono bolle ed è perfetto. A questo punto io devo far asciugare il mio portachiavi e in questo caso la resina che sto utilizzando ha bisogno di 24 ore
per una perfetta asciugatura. Quindi io metterò a riposo il mio portachiavi e passate le 24 ore continuerò il video per farvi vedere come attaccare il vinile e come rifinire il vinile. Adesso vediamo come creare le scritte da inserire sul mio portachiavi. Allora, io ho già semplicemente con il testo scritta sia la M che il nome Marina, perché voglio mettere entrambe le scritte sul portachiavi. Quindi cosa vado a fare? Vado innanzitutto a crearmi un cerchio che sarebbe appunto la forma del mio portachiavi al quale vado a dare la misura giusta. Quindi vado qui in dimensioni, vedete, lascio il blocco del lucchetto chiuso in modo che me le tenga proporzionali e vedete che diventa un 5x5, che sono i centimetri del mio portachiavi. Ora, cosa vado a fare? Intanto cambio colore giusto così, ok, giusto per avere un colore di riferimento sotto e adesso prendo la mia M che taglierò con il vinile dorato, quindi giusto così per avere più o meno un'idea di quello che è, la faccio gialla. Vedete che adesso è sotto il cerchio, ma io vado su Disponi, scrivo Porto in cima e lei mi appare sul davanti del mio portachiavi. Vedete che è un pochino troppo grande, io la farei leggermente più piccola. Direi che così. Questo chiaramente è solo un riferimento, perché poi noi andremo a ritagliare solo la scritta e andremo ad appoggiarla sul nostro portachiavi ad occhio, però così abbiamo un riferimento di quello che verrà. Dopodiché la mia scritta Marina che lascerò nera, porto in cima anche questa, così posso fare leggermente più grande. In questo modo vado a trovare una proporzione, diciamo, tra la lettera e la scritta e la immagino già dove voglio posizionarla. Direi che così mi piace. Quindi a questo punto cosa faccio? Il cerchio è una cosa che posso o andare a nascondere o direttamente eliminare, perché tanto non mi servirà per... Aspettate, perché ho preso la M anziché il cerchio, esatto. Prendiamo il cerchio e lo cancelliamo perché tanto non mi serve al fine di tagliare le mie lettere e vado a creare il mio progetto. Quindi vado qui in alto su Crealo e mi ritrovo chiaramente i due tappetini. Perché? Perché il mio disegno è fatto di due colori diversi. Quindi avrò la scritta Marina e la scritta e la mia M, che andrò a tagliare con due vinili diversi. Quindi, prima di procedere, vado a preparare i miei due vinili sul mio tappetino. Io trovo comodo lasciare il vinile attaccato al tappetino e spellicolarlo, così mi rimane più fermo in questo modo qui, facendo delicatamente, perché se fate troppo veloce rischiate di... Adesso in questo caso la M è grande, non ci sono problemi, però è un'operazione che va fatta delicatamente perché altrimenti rischiate che il vinile non si stacchi perfettamente nei punti di taglio e vi portate dietro le lettere che invece devono rimanere sul supporto. Quindi fate l'operazione con calma. Poi io tengo un'altra cosa, tenete più basso possibile quando staccate il vinile perché questo vi aiuta molto. Se sentite una pressione, appunto, dovete semplicemente fare attenzione, come in questo caso, dicevo, quando voi guardate i video, di solito sembra che in un attimo appunto si stacchi completamente il vinile e la scritta sotto rimane perfetta. In realtà, chi fa questi lavori con delle scritte molto piccole sa benissimo che non è così. Il segreto è proprio quello di
fare il lavoro con molta calma, quindi staccare il vinile più piano possibile, puntarlo nel punto giusto e quindi un attimino un lavoro di pazienza, niente di impossibile, però non è così semplice come a volte in certi video sembra di vedere, che staccano il vinile. Se le scritte sono grandi, sì, perché comunque ci sono molto meno problemi, ma sulle scritte più piccole, mi raccomando, cercate di fare la cosa con molta molta calma. A questo punto possiamo andare ad attaccare la scritta sul mio portachiavi. Questo è il portachiavi di cui avevo fatto vedere la realizzazione con la resina. Sono passate le 24 ore, quindi è asciutto. Lo giro dall'altra parte, vado a togliere la pellicola che c'è dall'altra parte del mio portachiavi. Ok, adesso è perfettamente trasparente, vedete? E adesso andiamo ad incollare sopra le scritte, procedendo in questo modo. Allora, intanto il mio portachiavi lo metto, aspettate, facciamo così, vi faccio vedere. Allora, prima dobbiamo incollare la M. Prima dobbiamo incollare la M, quindi prendiamo la nostra pellicola di trasferimento. Allora, questo vinile brillantinato, che è bellissimo, necessita però della pellicola di trasferimento Strong. L'ho trovata direttamente nella confezione del vinile. Il vinile nello specifico è questo. Eccolo qua. Questo vinile permanente dorato brillantinato. E all'interno c'era una pellicola che è questa, e vedete che c'è scritto proprio Strong Grip Transparent Tape. Perché se voi utilizzate la semplice pellicola di trasferimento, fate fatica a tirar via, a tirar su la scritta. Magari in questo frangente, magari neanche tanto perché la scritta è grande, ma se la scritta fosse piccola, vi assicuro che diventa problematico. Comunque, in qualsiasi caso, io utilizzo il suo, che è più corretto, quindi vado a tagliare un pezzo della mia pellicola di trasferimento, così. Ok, anche qui tacco questa sul mio tappetino, così la spellicolo più facilmente. A questo punto vado ad attaccarla sulla mia M, schiacciamo bene e adesso anche qui, quando guardate i video sembra che appunto venga tutto via in un attimo. In realtà io vi faccio vedere come procedo sempre. Nel momento in cui sono arrivata al punto che devo staccare, tengo premuto con il mio strumento, così si prende il tutto. Ripeto, in questo caso è semplice perché è la M, ma poi vi farò vedere come faccio anche nella scritta più piccolina. Quindi, qua ho il mio portachiavi, l'ho messo su un pezzo di stoffa così la resina rimane sulla stoffa, preferisco, non si riga. E adesso vado ad incollare la mia M in questo modo qui. Quindi schiacciamo bene. Tiriamo via la nostra pellicola, così. Con la stessa pellicola vado a prendere anche la scritta marina per intero, quindi vado ad incollare. In questo caso è più semplice perché questo adesivo, questa pellicola di trasferimento Strong è più tenace, quindi in un attimo riuscite ad incollare tutti i particolari, per cui non è un problema staccare la nostra scritta. Torniamo al nostro portachiavi e adesso andiamo a centrarla e la mettiamo, direi, qua. Preferisco che si veda anche la punta della M scoperta. Così, a questo punto vedete che abbiamo incollato
la doppia scritta. Ora non dobbiamo fare nient'altro che chiudere il tutto con una colata di resina trasparente. Ora ho già preparato la resina trasparente e non sto a farvi vedere tutto il procedimento perché praticamente è identico a quello che vi ho mostrato per creare la parte posteriore del mio portachiavi. L'unica differenza sta nel fatto che in questa resina non vado ad aggiungere il bianco o la foglia d'oro per decorare il portachiavi, ma la lascio praticamente trasparente. Quindi cosa vado a fare? Allora, metto il mio portachiavi sul bicchiere, così lo avvicino, lo vedete ancora meglio. Come ho fatto per la parte posteriore del portachiavi, aiutandomi con il mio bastoncino di legno, vado delicatamente e un po' alla volta ad aggiungere la resina su tutto il portachiavi. Chiudo bene sul bordo, tanto avete visto che la resina si ferma e non va giù, perché il contorno del portachiavi è ben definito a spigolo, quindi è perfetto per fare questo lavoro. Possiamo girare tranquillamente intorno qui al buco senza problemi. Una volta che ci prendete la mano, vi assicuro che è un lavoro che fate in maniera velocissima. E vado a riempire tutto il mio portachiavi. Lo guardate contro luce in modo da capire se ci sono dei punti dove manca la resina e andate a completarlo. A questo punto dovremo nuovamente aspettare le nostre 24 ore affinché il nostro portachiavi sia finito. Ora il mio portachiavi asciugherà per le 24 ore successive, però io nel frattempo vi faccio vedere quello che ho realizzato per me con la stessa tecnica e che è finito. L'effetto vi assicuro che è bello e la chiusura con la resina dà ancora un tocco in più al portachiavi. Anche il video di oggi è terminato, se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione e un abbraccio, ciao ciao!